Iniziamo con Luca Summi, ospite di Fermo sui Libri. La Costituzione, il nostro faro. Dicevi che la Costituzione è il profilo. Come dare corpo alla Costituzione? Facendo sì che ciò che è formale diventi sostanziale. Cioè la Costituzione descrive, come dice Zagrebelsky, come un grande artista, i tratti, i profili di un ambito esistenziale. Però non basta delinearne i profili, bisogna dargli concretezza. E la concretezza non la danno soltanto le leggi ordinarie fatte dal Parlamento, lo dà anche l'azione quotidiana di ogni cittadino. E quindi la Costituzione è come se esortasse i cittadini a essere cittadini attivi, partecipi del vivere sociale dell'intero paese. La Costituzione è un testo che da un giorno all'altro ci ha fatto diventare da sudditi, 31 dicembre 47, a cittadini, 1 gennaio 48. I sudditi avevano i diritti elargiti su gentile concessione del sovrano, i cittadini li hanno riconosciuti non dalla Costituzione, ma da una sorta di diritto naturale, ce lo dice la Costituzione, che li riconosce e li tutela, e ciò che riconosciamo è ciò che esiste già. Quindi i diritti alla giustizia, alla pace, alla dignità, all'uguaglianza sono diritti preesistenti a qualsiasi carta. L'articolo a te più caro della Costituzione? L'articolo 3, che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di appartenenza politica, di condizioni personali e sociali. Cioè la Costituzione in quell'articolo ci dice che tutti i cittadini e le cittadine devono poter partire dallo stesso punto di partenza. Poi il destino sarà a far loro, ma devono avere tutti la stessa opportunità. E chi non ha la stessa opportunità di seguire i propri orizzonti, la Repubblica li aiuta. Vi aspettiamo venerdì 5 luglio, sempre qui a Piazzale Azzolino, ore 21:15, con la pirotecnica Barbara Alberti e il suo ultimo libro Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Sempre partecipi, sempre interroganti. Grazie di cuore.